Stamattina ho proprio voglia di bermi un tè caldo. Ho fatto i quadri fino adesso e li ho lasciati, li sto facendo asciugare. E non ho voglia di caffè per il momento, anche perché è arrivato il ciclo e ho un po' di mal di pancia. Quindi stamattina tè, metterò un po' di limone e mangio con questi biscotti che ho preso l'altro giorno ad Arese. Sono questi biscotti qua, con crusca, ricchi di fibre, sono molto buoni, hanno anche un buon prezzo, mi piacciono. Ma anche questi qua senza olio di palma, oramai non ce ne sono più di biscotti con olio di palma. E quindi stamattina mi faccio la colazione in questo modo, non ho voglia di caffè. Magari più tardi, anche perché sto facendo la colazione che sono le 10:30, perché nel frattempo si è svegliato Riccardo e insomma gli ho fatto fare la colazione a lui, tra una cosa e l'altra. E quindi niente, ho preferito fare così. Intanto che si lascia un attimo lì infuso un secondo, vi faccio vedere la carta che ho preso l'altro giorno. Guardate che carina che è. Sono dei rotoli di carta per casa, guardate che carini che sono, con i biscottini, i cuori, la tazza, la teiera. Tosse, ho scritto love. Aiuto, scusate. Sono proprio bellini, infatti li ho presi perché mi piacciono molto, ho detto, ma sì, vedo questi qua. Stavo un po' dando uno sguardo a questa scatola che ho dentro un po' di cianfrusaglie e, perché devo fare anche la ceretta, quindi qua ho le strisce per il viso. Queste qua le devo buttare, si sono seccate, fanno schifo. Come vedete, guardate, si sono seccate tutte, va. Quindi queste qua via. Faccio un po' di pulizia, volevo eliminare, questa qua è vuota, cosa c'è dentro qua? Ragazzi, volevo farvi vedere la sala finita. Non fateci caso perché non ci sono le tende, anche perché le sto per cambiare. Comunque, insomma, la sala è questa. Insomma, è venuta proprio bella, mi piace un sacco. Mi piace molto questo. Mi piace, l'ho fatto così per gioco, ma alla fine è venuto bene, dai. Ci sta bene. Ora volevo mettere delle tende lisce, semplici, senza ghirigori, molto molto lisce, perché mi ha stancato le altre e poi incupiscono molto l'ambiente. Quindi adesso vedete che fanno cagare, sono sporchissimi, ma fa niente, chi se ne importa. Li laverò in questi giorni, ma ho fatto altro, mi sono messa a pitturare, ho fatto il muro, ho fatto i quadri, insomma tra una cosa e l'altra. Insomma adesso
In questi giorni, tanto ho preso dei teli bianchi, quindi le farò cucire da un'amica, mia mamma, che è molto brava e poi anche onestissima, tra l'altro. E niente, quindi insomma, è venuto bene, a me piace, anche mi ero un po' dubbiosa sulla parete qua sopra il muro in pietra, ma in realtà devo dire che non ci sta male. E poi insomma, se tu vai te la dimmi, dai Silvia, dai, falla tutta, falla tutta. Niente, adesso in attesa che metto le tende, ritornerò a mettere ancora le altre, comunque adesso le ho lavate. Poi un giorno di questi devo lavare il lampadario, questo qua è veramente una rottura di scatole pulirlo. Dimmi amore. Ancora? Meno male che non la volevi, eh? Va bene ragazze, a dopo. Stamattina, visto che ero in vena riordino cosmetici, ho praticamente travasato il resto dell'acqua micellare della Venus che avevo qua dentro nel suo contenitore. Siccome è abbastanza invadente, sono andata a metterla in questo qua che era quello della Yves Rocher, lo struccante. Adesso poi dopo vi toglierò l'etichetta. E quindi l'ho messo qua dentro, che sono comodi, sono più piccolini, sono più pratici. E questo qua è alquanto invadente, quindi ho preferito metterlo qua dentro, visto che ce n'era meno di metà. Ah, poi mi ero dimenticata che ho tirato fuori anche questo siero all'aloe dell'Equilibra. Sono curiosissima di provarlo, non l'ho ancora aperto, l'ho tirato fuori dalla scatola adesso, quindi è una cosa per me nuovissima. E quindi nei prossimi giorni comincerò a testarlo e poi vi farò sapere come mi ci trovo, perché per me è una vera e propria novità, mai utilizzato. Sto cucinando gli hamburger al volo qua su questa piastra qua che mi rifà anche molto velocemente senza grassi. Questa è la fottina che abbiamo fatto a Riccardo che dovrà utilizzare per dovremo utilizzare per l'iscrizione all'asilo. Guardate che carina che è. Vi faccio vedere, questo qua è uno degli ultimi disegni che mi ha fatto Cristian, sarei io, mi ha detto mamma sei tu, e mi ha spiegato bene, mi fa mamma sei tu che si imposa, quindi stai facendo fotografare da papà, io eh? Oddio che ridere, e, no, mi fa impazzire perché ogni giorno mi porta a casa 3 o 4 disegni. Ciao ragazze, io e Riccardo stiamo per uscire, adesso vado dai cinesi che volevo prendere ancora un po' di tele visto che sono anche molto economiche e poi dopo andiamo a prendere Cristiana a scuola, quindi insomma ci si vede più tardi. Ciao ragazze, noi siamo appena rientrati, ho una spesona da sistemare, siamo stati da LD e ogni 20 euro di spesa dà in omaggio un orologio, anzi, praticamente spendendo 20 euro di spesa avevi con 1 euro, con l'aggiunta di 1 euro un orologio. Io ho preso questo qua, c'era bianco, arancione, rosso se non sbaglio, azzurro, insomma io l'ho preso azzurro perché lo volevo mettere nella cameretta dei bambini. È carino, semplice, semplicissimo. Ma devi C'ho gli prendere occhi. bianco perché non si mette bianco. Vabbè, bello azzurro, non ti piace? Carino. E niente, quindi insomma, questa cosa qua mi sembra che va avanti per un po'. Mi pare forse per tipo 2 settimane, 10 giorni. Comunque, una cosa carina, dai. Tanto per. Non ce la faccio, sono stanca. Questa è la mia spesa da sistemare che mi sistemo dopo perché adesso mi faccio una bella spremuta. Sì, prima di fare la spremuta devo mettere a posto la spesa perché non ce la farò mai. Perché lo spremiatore è dietro. Bene Silvia, metti a posto. Non voglio fargli vedere la spesa ma voglio fargli vedere questo super sapone gigante. Guardate quant'è. Dovrebbe essere, mi sa, 1 litro o qualcosa del tipo. Aspetta. Sì, ma non va bene quei pennelli, Cristian. Sì. Cioè, tantissimo sapone, davvero. 1 litro di sapone. Ed è profumatissimo al talco. Ho detto, prendo questo sapone gigante, 1,40 euro qualcosa. Ho detto, vediamo quanto dura, visto che dura pochissimo il sapone. E niente, poi ho preso questo qua, risotto di asparagi, che vorrei provare ad assaggiare. Non lo so. Di novità cosa ho preso? Ah, ho preso questi muffin qua al cacao, al cioccolato. Questi muffin. Poi ho preso da provare questa salsina qua messicana. Vediamo com'è.
Insomma, un po' di cosine, adesso riordino tutto e ci vediamo più tardi. Ho preso le chiacchiere, ho preso le chiacchiere. Sì, ho preso due scatole di chiacchiere anche. Queste chiacchiere qua fatte al forno. Che buone, amo le chiacchiere, sono troppo buone. Buongiorno ragazze, stamattina ho perso un sacco di tempo a pitturare, quindi adesso sto facendo la colazione ed è abbastanza tardi. Adesso mi faccio una bella spremuta. Cosa è successo qua? Faccio una bella spremuta e poi mi mangio un muffin. Adesso spremo bene gli arance che ho preso ieri, che tra l'altro secondo me non sono tanto buoni, non mi sono piaciute molto, però vabbè, ce le facciamo piacere lo stesso, anche se non sono il massimo, però tanto. Faccio una colazione abbondante perché ho intenzione di non pranzare, altrimenti è troppo tardi, sono quasi le, ma sono le 11, quindi ho detto faccio colazione, la faccio abbondante. Boh, adesso faccio il caffè, mi taglio a fette la bananina e poi cosa c'è, Ricky? Aspetta un attimo, arrivo ragazze, scusatemi. E stavo dicendo, taglio a fette la banana, faccio il caffè, mi mangio il muffin e con la spremuta dovrei essere a posto, almeno così non pranzo e mi metto e faccio un bel po' di faccendine. Ecco, così almeno... Ok, banana... Ecco qua ragazzi, io direi che stamattina sto esagerando, ma non pranzo, non pranzo perché ormai sono le 11:10, tardissimo. Stavo provando a piegare un po' di cose, ma guardate qui, mio figlio proprio oggi non ne vuol sapere, non mi vuol far piegare niente. Guardate che casotto, mi ha rotolato tutto. Adesso non lo so più cosa devo fare. La maggior parte delle cose qua sono un po' intime, un po' da stirare. Queste 4-5 cose le ho piegate. Niente, oggi va così. Oh, Ricky, Ricky. Sto dando una passata veloce al bagno, questo è il bagno sopra, quindi quello che usiamo molto meno, e sto usando questo prodotto che si chiama Bioform Plus, ed è un disinfettante che ho preso da Lidl. Mi trovo molto bene, molto buono, profumato, igienizza molto, sa, ha un po' la profumazione tipo l'Isoform, così, e mi piace molto, quindi è un prodotto assolutamente buono.
Oh, questo bagno l'ho pulito, adesso aspetto che asciughi, poi metto gli asciugamani e le cose che ho tolto per pulirlo bene, insomma. Anche se velocemente, però alla fine ci vai sempre un po' più di fino, perché quando incominci trovi sempre qualcosa e pulisci meglio. Ok, adesso mi dedico alla camera, ho già tolto le lenzuola. Ma non faccio in tempo adesso a rimettere, quindi lascio un po' aperto, aspiro benissimo e spolvero perché poi dopo devo andare via. Oggi è andata così, ho già tolto anche le lenzuola nel letto di Cristian. Dopo faccio anche la sua camera, così almeno anche lui è a posto. La loro camera, Riccardo è già a posto col suo letto. Questo orologio qua è un gran pacco, nel senso che si è fermato subito. Praticamente si ferma continuamente, quindi lo toglierò, ho detto a Cristian gli faccio un bel quadretto a loro e glielo appendo qua in camera, poi abbiamo tolto il calendario del 2016 che gli avevo fatto con i pezzi di ritagli dei Paw Patrol adesso, quindi niente. E niente ragazze, vado avanti con le mie cose perché oggi sono di fretta. Tanti bacini alle bimbe e se faccio un anello dico non lo faccio più. Ragazze, noi oggi stiamo per uscire, è super tardissimo e poi oggi Riccardo per la prima volta andrà all'asilo, nel senso che ci sono le scuole aperte, quindi andiamo a fare il biglietto all'asilo e passerà un paio di ore con i bambini, quindi non vedo l'ora, sono contenta anche di tornare all'asilo perché l'asilo dove andava anche Christian, quindi niente, noi scappiamo, ci vediamo dopo, è super contento e poi farò sapere com'è andata, ma sicuramente penso bene perché lui adora stare insieme ai bambini. Ciao! Guardate che bello il mio bimbo, oggi dove andiamo? All'asilo. All'asilo a giocare con? A bimbi, vero amore? Tu non sei contento? Sì. È contento Riccardo. Di ciao, ci vediamo dopo. E ciao. Mamma. Andiamo via. Ciao ragazze, noi siamo appena arrivati, stiamo aspettando che apra. Dovrebbe aprire alle 10:30 e Riccardo è contentissimo, tutto felice, vero Rick? Dove andiamo? All'asilo, troppo contento lui. E niente, poi ho una gran voglia di vedere anche le messe di Christian e niente, salutarle. E adesso aspettiamo un attimino perché fa freddissimo, non si può assolutamente uscire dalla macchina. E quindi niente, poi vi farò sapere. Spero di potervi fare qualche foto, girare qualche piccolo video. Ovviamente senza non riprendere, senza riprendere gli altri bambini. E niente, ci si vede dopo. Ciao, 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 ciao. Buongiorno ragazze, apro la giornata facendovi vedere il quadro che ho dipinto tra ieri sera e stamattina. Ho terminato adesso ve lo faccio vedere meglio. Mi è venuto lo schizzo e stamattina ho ancora voglia di pitturare, perciò adesso ne faccio un altro e mentre lo faccio vi faccio vedere cosa combino. Io sono una pazza schizzata quando comincio a pitturare non capisco più niente, ma in realtà io quadri non li avevo mai fatti, ho sempre pitturato tantissime altre cose ma i quadri mai, e ho avuto questa voglia qua, quindi niente,
non posso farne a meno, perché quando mi parte questa voglia di fare, non mi ferma nessuno. Ecco qua ragazzi, questo qua è il quadro terminato. Prima si è spenta la macchina, non sono riuscita a fargli vedere tutto per bene fino alla fine. E questo è uno, poi c'è questo. Non guardate il casino sulle mensole, ma ho dovuto spostare le cose per farle asciugare. Questo è l'altro.